Il libro presenta una dimostrazione della formula di Faraday-Neumann, nel caso particolare dell'asta mobile che scorre e che chiude questo circuito rettangolare. Questa dimostrazione è simile a quella che avevamo già visto in uno dei video precedenti, sempre applicata allo stesso contesto, cioè il circuito rettangolare con l'asta mobile. Ritroviamo infatti le stesse formule che conosciamo già e che abbiamo visto anche nelle due simulazioni di prova scritta dell'esame di Stato. Per esempio che la rapidità di variazione del flusso magnetico, cioè la sua derivata prima, è in questo caso meno BLV. Il meno si ha perché il circuito è chiuso dalla parte destra anziché dalla parte sinistra. Quindi una velocità verso destra va a ridurre il flusso magnetico, generando così una rapidità di variazione negativa. Un'altra cosa già vista è la nascita di una forza magnetica, che abbiamo chiamato la forza di Faraday, che frena l'asta e agisce sempre nel verso opposto alla velocità istantanea. Il modulo di questa forza magnetica è BIL. Perciò se vogliamo che l'asta prosegua a muoversi a velocità costante, bisogna che sia spinta da una forza esterna uguale e contraria alla forza magnetica, in questo caso una forza esterna verso destra. E il lavoro che compie questa forza esterna è l'energia che poi viene dissipata per effetto Joule all'interno dell'intero circuito. Il libro utilizza la stessa formula che abbiamo visto nelle simulazioni per calcolare la potenza dissipata per effetto Joule. Utilizzando questa conservazione dell'energia, il libro ricava l'espressione della FEM, BLV, e fa vedere che è uguale alla derivata, cioè alla rapidità di variazione del flusso magnetico, cambiata di segno, che aveva ricavato prima, che anche lei vale BLV. E quindi conclude che la FEM è uguale a meno o la derivata prima rispetto al tempo del flusso magnetico, dimostrando così la legge di Faraday e Neumann, almeno in questo caso particolare dell'asta mobile.